siamo qui davanti al Palazzo della Regione di Torino, dove si è appena concluso il corteo Liberi di Fare per la vita indipendente. Abbiamo ospite Antonio Castore, che è, diciamo, il promotore di questi 3 giorni che vedrà impegnate tantissime città italiane. Ciao Antonio, complimenti per l'iniziativa. Innanzitutto ti chiederei di spiegarci com'è nata, perché è nata spontaneamente, vero? Sì, questa iniziativa dal mio punto di vista è qualcosa di veramente nuovo per quanto riguarda le manifestazioni sulla disabilità o della disabilità in Italia. È nata su iniziativa e impulso di 2 ragazze di Senigallia, 2 giovani sorelle disabili entrambe, che hanno scritto una lettera aperta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, in cui in qualche modo manifestavano la situazione grave della mancanza di fondi per l'assistenza, dei trattamenti ineguali da regione a regione e del fatto che nel migliore dei casi, anche nella regione più attrezzata e che qualche risposta ha dato, ci sono molte persone che sono rimaste fuori da questi circuiti e i fondi sono comunque insufficienti a garantire una piena autonomia alle persone disabili. Io sono Elena, abito a Torino e faccio parte dei pochi fortunati che hanno la vita indipendente. E ho aderito a questa manifestazione perché per la prima volta è partita proprio da un gruppo di persone che hanno la vita indipendente e che lottano perché altre persone possano averlo, visto che da anni il fondo è bloccato, cioè chi di noi l'ha avuta tanti anni fa questo privilegio e adesso non ci sono più fondi stanziati perché possano entrare altri ragazzi. Solo a Torino mi hanno detto che ci sono circa 20 ragazzi in lista d'attesa con un progetto di vita indipendente. La vita indipendente è rivolta a quei disabili autonomi dal punto di vista di progettazione della propria vita, in età compresa tra i 18 e i 65 anni, che vogliono andare a vivere da soli, studiare, lavorare, fare sport, comunque partecipare con un progetto attivo di partecipazione. Quindi sono fondi che non rientrano nella non autosufficienza, è proprio un programma a parte che esiste in tutta Europa, anzi nei paesi stranieri, in Danimarca, in Svezia, un ragazzo disabile quando compie 18 anni può fare richiesta della vita indipendente, basta che abbia una casa sua e che viva da solo e che conduca una vita attiva. Vorremmo che anche in Italia non restasse così il privilegio di pochi, ma fosse allargata il più possibile a tutti quelli che hanno la voglia di essere indipendenti, di autodeterminarsi nella vita, al di là della gravità della disabilità. Io attraverso questa manifestazione grido l'esigenza di poter essere, nonostante sia consapevole dei miei limiti, di poter essere in grado di vivere una vita differente. Da assistente personale, quello che facciamo, anche se in maniera molto limitata, come ha spiegato Satya, a causa della mancanza di fondi e quindi delle poche ore che si possono dedicare a questo tipo di lavoro, è facilitare la vita di persone che hanno dei limiti ma che possono vivere vite normalissime se appunto questa assistenza gli viene data, perché il discrimine tra averla e non averla non è labile, non è fare una vita, diciamo, appagante o fare una vita meno appagante, significa veramente vivere concretamente oppure non vivere proprio.